Melissa! Ciao! No, non stavo salutando te, stavo salutando Alissa di Talk Award! Sì, perché siamo evase di prigione, vi ricordate che l'ultima volta eravamo state arrestate? Sì. Però adesso c'è un problema, Alissa. Sanno dove abitiamo e possono tornare ad arrestarci da un momento all'altro! E quindi, no, non basta, dobbiamo cambiare casa. Ops, le ho aperte. No, adesso dobbiamo cambiare casa, altrimenti ci tornano ad arrestare. E allora dobbiamo prendere i nostri animali, perché non possiamo certo abbandonarli qui. Sì. Kiro. Cricio. E Gatto Bia. Ecco, e dobbiamo cambiare casa, però dobbiamo andare in una casa che nessuno può trovare, una casa nuova che non conosce nessuno. Ok, andiamo ad abitare in una nuova casa. Ok, andiamo. Vattene via, è un testimone. Ok, ci vediamo nella nuova casa. Ed eccoci qui nel nuovo quartiere, vai. Dove ti piace? Qui, che c'è anche il mare. Così. Bello, il fiume. Sì, perché così se vengono la polizia ci scopre, ci tuffiamo nel lago e... E scappiamo a nuoto. Sì. Ok, abbiamo costruito la villa moderna, che è una novità e non l'abbiamo ancora vista. Tutta questa storia ci siamo inventate per provare la villa moderna. Oh mamma mia, cos'è? Guarda che bello, c'è pure il campanello. Vediamo. Wow. Senti, mamma, aspetta, fai il silenzio, senti. Wow. Molto di lusso. Okay. Sì. Allora, guarda... aspetta, prima prendiamo i nostri personaggi, scusa. Giusto. Ma dove sono? Ecco fatto. Ok, apriamo la porta intanto perché dobbiamo entrare, se no restiamo al freddo, vero? Sì. Intanto vediamo come è fatta già da qui. Ok, vediamo. Appoggiamo un attimo qui gli animali. Mm-hmm. Allora, c'è già un computer. Molto bello. È wow! Trasparente. Cos'è? Sono le telecamere di sicurezza. È vero, e beh, certo, una casa così di lusso ha le telecamere di sicurezza. E anche le telecamere degli animali più pucciosi del mondo. Poi c'è l'ascensore, è a due piani. Sì, l'avevo visto perché c'erano due piani. No, bellissimo. Ma quindi ci metteremo tantissimo ad arredarla. Ma cos'è questa cosa grandissima? Un salone enorme. Il bagno. Guardate, wow, che bagno bellissimo. Sarà bellissimo, mamma. E di qua un'altra stanzetta. E andiamo a vedere al piano di sopra. Tutto oro. Siamo delle ricche. Ma scusa, ma il diamante non ce l'avevano ripreso quelli della polizia? Con quali soldi ce la siamo comprata questa casa? Abbiamo rubato pure questa. Ma noi siamo diventate due fuorilegge su Talk Award. No, la piscina sul tetto! Aspetta, troppo bello, vero? Sì, ma lo vogliamo venire a vedere oppure stai lì a saltare e basta? Santo. No, guarda il materassino a forma di soldi. L'ho visto ed è bellissimo. Vabbè, ma è troppo trash. Ma cos'è la casa di un ricco? È veramente la casa di qualche malfamato qui. No, ma cos'è il frigo super moderno? Mamma, però per me questa è la cosa dei ricchi. Guarda, esce pure l'acqua. Qui ci sarà da divertirsi, Pure la lavastoviglie c'è. Eppure... Ah, è già pronto, vedi, lo sapevano che avremmo avuto degli animali. Andiamo al piano di sotto per ora. Ok, dai, iniziamo ad arredarla. E qui che cosa ci facciamo? Lì un salottino? Un piccolo salotto. Questo sì che è molto di lusso. Bello questo, tutto moderno, grande. Il tavoletto lo mettiamo qui. Ok, serve un divano però. Mettiamo questo qui con i cuscini rosa. Guarda quello. Mettiamo il controller, sennò come facciamo a giocare? Ok. Due perché sono due. Questo cos'è? Cosa? Questo. È una stampante 3D. Guardati, te la faccio provare. Vediamo. Oh, cos'è? Un cuore ha fatto? Un cuore 3D? Ok, usiamolo come decorazione, vai, mettilo da qualche parte. Ecco fatto. Un po' macabro, però molto moderno. Cioè, tra gli accessori c'è l'urna per le ceneri dei morti, ce la mettiamo sul divano? No, dai, anche perché se è comunque una urna della cenere dei morti, però comunque sul divano sporcherebbe tutto. Sì, ecco, così ci va a fuoco casa direttamente. Guarda, c'è anche la lettiera per il gatto. Ah, che bella. Mettiamo lì. Bello.
la cassaforte. Ok, dopo la dobbiamo... Dove ci possiamo mettere tutta la nostra refurtiva, dei nostri furti. Sì. Che fai, lavi? No, il sapone, ma si deve girare. Vabbè. Mamma, ho visto la cosa più bella, la carta igienica con i soldi. Ma dai. Io la sento. Ma cos'è questa cosa? Quella sì che l'ho sognata. Ma sì, che hai sognato? Dai, ma è troppo trash. Bello quello che ti pulisci i pavimenti. Oh, così non possiamo pulire, almeno nella vita finta, in quella reale ci tocca. Guarda che bella che sta venendo. Proviamo ad accendere la vaschetta e il massaggio. Vai. Mamma, dopo ce lo facciamo un bagno, Vai, vai, mettici subito le nostre personaggi, così intanto si rilassano. Pure coi vestiti, dai, che se ne può. Vabbè, poi basta, andiamo a fare le nostre stanze, dai. Ok, andiamo a fare le nostre stanze. Allora, intanto qui ci servono i lettini, perché avevo visto che qui ci sono i lettini dello sdraio, queste cose qui. Tutti diversi, così, vabbè. Sì. Va bene, va. Abbiamo fatto la collezione completa. È proprio perfetto. Ma ci sono un po' di giochini per la piscina? Sì. Vediamo un po'. Per me sì, perché... Anche lo skateboard però possiamo mettere, eh? No, perché facciamo un bel giro sullo skateboard e poi finiamo di sotto. No, quello giù. Questo pallone. Sì. E l'anguria? Sì, queste cose sono vecchie per... Però, vabbè, però ci sono, bene. Vicino ai lettini. Ecco lì in mezzo. Sì. Ok. Poi... Basta. Vabbè, andiamo a fare le nostre stanze. Ok, andiamo a fare le stanze. Non abbiamo messo le pareti giù. E vabbè, poi le possiamo mettere anche dopo. Allora facciamo così, questa è la tua. Poi qui in mezzo ci facciamo o un altro bagnetto, un'altra cosa. E poi questa è la mia, ok? Ok. Meglio qui c'è. Ecco. Vediamo questo. Bello. Io lascio questo. Ok. Ora andiamo su letti. Voglio mettere questo qui, che se viene via in camera mia sono pronta. Ok. Voglio questo, anguria. Questo. Belle le foto, che sembra che ti sei attaccata sulle tue fotine, i poster. Sta già prendendo forma, eh? Eh sì. Per me questa anguria ci sta bene. Ma che c'entra? Che roba da mangiare? No, nella cuccia. Nell'armadio. Ma non è un frigorifero. Sono gusti, mamma, sono gusti. Ok, la camera di Alissa è quasi finita. Adesso inizio la mia. Allora, come letto, voglio qualcosa di comodo. Questo mi piace, perché poi io qui ci metto una cosa. E cioè Dipper! Lo so che Dipper sarebbe di Alissa, però per il momento lo mettiamo qua. Poi quando farei spazio in camera tua te lo potrò ridare, perché per il momento è tutta piena. Vabbè, si possiamo... potrebbe mettere qui sopra, ma poverino. Vabbè, però non lo tengo io. Oh, senti, sono una ladra e quindi rubo. Pure io però sono una ladra. E allora me lo riruberai. Ci rubiamo gli animaletti a vicenda. Poi qui abbiamo anche Kiro e Bia da sistemare, eh? Eccoli qua. Miau miau. Miau miau. Ta-da! La mia camera è pronta! Guardate che classe, che ordine! C'è un libro qui sul mio letto, perché la sera prima di dormire leggo. Qui il mio trofeo di attrice. Qui una chiave che apre non sappiamo bene cosa. Qui i miei trucchi. E poi qui cosa ci ho messo? Ah, una sfera di cristallo per predire il futuro. E qui una cassaforte con tutte le mie cose più preziose, un lingotto d'oro, una mazzetta di soldi e un lecca lecca segreto da gustare quando Alissa dorme. Ti ho sentito. Ti piace? Sì. E ora dobbiamo decidere cosa fare in questa stanzetta. Io lo so già, potremmo fare la camera di Kiro. È vero, perché Bia ha il suo lettino in camera tua, Dipper è in camera mia e Kiro si merita una stanza tutta sua. Ok. Ciotola, poi una cuccia, oppure dei cuscini anche li potremmo mettere. Sì, potremmo metterli sia la cuccia che sei cuscini. Quanti li metti? 4. E poi sopra la cuccia. Ah, ok. Ecco. Ok. Dai, è carino. Sì. Cosa li potremmo mettere? Guarda, ecco, la pallina. Pure questo è un giocattolo, guarda l'etichetta. Ora mettiamo una decorazione sul muro dove sono il pappagallo. Ecco qui. Perfetto. Un lampadario. Sì. Mettiamole questo. Sì, bello, bello. Ok, vediamo se gli piace, mettiamo Kiro.
non ci va nella cuccia. Ma perché? Ma scusate, perché fa così? Gli piacciono di più i cuscini. Ho capito, perché forse questo lettino è per i bambini. Ah! E allora niente, dobbiamo riprendere la cuccia come quella che abbiamo preso prima. È vero? Era un lettino per neonati, non per cani. Stessa cosa. Ah, ecco, c'è andato. Ora prendila, prendila. Niente. Sì, c'è andato. Vabbè, Alissa, io direi che come primo giorno di lavori abbiamo fatto abbastanza, perché questa casa è grandissima e non riusciremo ad arredarla tutta oggi. Comunque già come primo giorno abbiamo fatto dei grandi progressi, eh? Sì, soprattutto questo progresso. È vero, anche la mia camera mi piace molto, anche se è un po' troppo ordinata, eh? Devo prendere qualcosa di strano per renderla più pazza. Beh, non è che questo è molto, molto serio. È vero, sì, però non mi rappresenta troppo, eh. A me piacciono di più le case più pazze, mi piaceva di più la casa arcobaleno, per esempio. Quella però... Sì. Oh, guarda, Bia si è messa sotto le coperte a dormire. Io pensavo si mettesse sopra il letto, invece no, proprio sotto le coperte. Vediamo Kiro se lo fa. Anche lui. E vediamo il criceto. Sì, addirittura. Il criceto. Mettiamoli tutti e tre. Adatta un po' più in qua. Scusate. Io dove dovrei dormire? Aspetta, forse è qui. Ecco, io mi metto qui. Va bene, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Per oggi io e Alissa vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.